Ti ringrazio intanto per essere venuti alla presentazione del Pardolino, e quello che mi fa più piacere è vedere così tante persone. Sono felice di essere con voi questa sera e di giocare in casa quello che dopo è e sarà la presentazione sia dei Lovers, del Pardolino, e soprattutto anche della prima squadra della terza categoria. Andiamo avanti un po' però per gradi, perché purtroppo, come vedete alle mie spalle, il bello e il brutto del calcio è che ti permette di conoscere persone, e logicamente quando si va incontro anche a un aspetto tragico è giusto anche ricordarle con quello che sarà adesso, e lo chiedo a tutti voi con molta educazione e silenzio, logicamente un minuto di silenzio per favore per Antonella Marzari, che era la mamma di Lina Sierra Perez, che è stata una bimba del Pardolino e che adesso gioca nella Chievo Verona femminile. Vi chiedo gentilmente un minuto di silenzio. Allora, eccoci qua con e come sfondo il nostro lago. Quindi anche per i più romantici questa sera sicuramente sarà una serata sia piacevole dal punto di vista calcistico, ma anche e soprattutto dal punto di vista emotivo. E emotivo anche perché c'è da ringraziare innanzitutto il signor Gianni Morando, che subito così, insomma, fa a bruciapelo, fa le veci del padrone di casa, e logicamente io, essendo per la par condicio sempre e comunque, ho dovuto chiamare anche il presidente onorario del Pardolino, Vito Pasqualini, ma semplicemente perché anche Vito Pasqualini? Perché, tra virgolette, la montagna se ne divide in due lori praticamente, quindi metà ce l'ha Morando e metà ce l'ha Pasqualini. Quindi era giusto chiamare anche Sir Vito questa sera presente in quello che è un po' la sua anima sportiva, che è appunto quella del Pardolino. E intanto, stiamo volando, tutto bene, tranquillo, la serata sta andando direi molto bene. Quello che mi fa piacere è come lei abbia accolto subito la possibilità di ospitare il Pardolino, che è quello che è un po' il posto iconico per noi del lago, o sbaglio? No, sono contento che siete venuti qua, quindi insomma sono felice anche di partecipare e di dare una mano alla squadra di Pardolino, quindi essere anche presente socialmente per Pardolino, per i ragazzi soprattutto, e quindi dare la disponibilità sia del locale, non come sempre come discoteca, ma anche per qualche riunione, per qualche incontro. Quindi vi auguro di cuore di fare qualcosa di bello anche a livello sportivo soprattutto. E niente, noi siamo qua e avete visto, siamo partiti con questa nuova avventura che era ferma ormai da qualche anno, ma insomma sembra che vada tutto per il meglio, grazie anche comunque al sindaco e grazie anche a tutto il comune di Vi ringrazio e buona serata. Grazie signor Gianni Morando, che subito quando mi hanno fatto la scaletta che ho letto Gianni Morando, dico, ma adesso Gianni cantante, invece no, era con la O, vabbè, andiamo avanti. Allora, a parte gli scherzi adesso, sono ormai stufo di dover chiamare al mio fianco l'amministratore del nostro comune, quindi signor Laura Sabaini, nelle vesti di sindaco, perché logicamente noi ormai condividiamo l'agenda, diciamo così, e ci siamo visti a Calmasino, ci siamo rivisti a Veronello, io non volevo farle mancare un po' quella che era l'aspetto dell'altitudine, allora abbiamo deciso di farla apposta qua a Montefelice, così insomma la differenza non era molta. Ha apprezzato la cosa? No? No, decisamente, devo dire che ormai mia moglie è quasi gelosa, io lo so, non so la tua, non penso, perché insomma non sono bello quanto te, quindi non è la stessa cosa. Però devo dire che ci siamo trovati a Calmasino per la presentazione del calcio Calmasino, ci siamo trovati al Veronello per la presentazione della Juventina Cisano, e oggi
siamo sempre sulle colline, però finalmente vediamo il nostro lago, quindi abbiamo qui una visuale fantastica in una discoteca storica in cui da piccoli siamo sempre venuti, una discoteca di proprietà della famiglia Morando, e ringrazio Gianni che ha deciso veramente di ripartire con la discoteca, perché ce n'è bisogno. I nostri giovani non sanno dove muoversi, ormai il Covid ha spento un po' tutto quello che è l'attività giovanile, invece qui abbiamo la possibilità di rivivere un po' l'ambiente giovanile. Ma oggi parliamo di calcio e quindi non posso che salutare il presidente regionale e che sono sempre qua, delegato, che sono sempre qui presenti quando si parla di calcio, e il presidente onorario Vito Pasqualini, che ormai di calcio è stato presidente del calcio da piccolo e quindi è cresciuto col calcio, anche suo fratello però, perché anche Pascal invece è ancora attivo, quindi c'è chi è dirigente e chi è attivo in calcio. Quindi devo dire che comunque il calcio Bardolino ha sempre una marcia in più. Faccio i complimenti a Enrico Bianchini che ci crede, ci ha creduto. Ricordo quando è venuto e ha chiesto sulle ceneri del vecchio calcio Bardolino di ricostituire la squadra partendo dalla terza categoria. Sicuramente non è facile, perché ormai lo sport, gli sponsor e i denari sono sempre pochi, però insomma c'è ancora chi ci crede, quindi è bello vedere una squadra impegnata, e quindi faccio in bocca al lupo alla squadra della terza categoria, ma anche agli amatori e ai ragazzi che ci metteranno l'anima per tenere alti i colori giallo e blu. Quindi non posso non menzionare la mia classe Elena Bazzerla, che ovviamente è la super tifosa del calcio Bardolino. Per il resto mi tratto. Grazie mille signor sindaco, grazie mille. E come vedo, a proposito di squadra, questa sera insomma della sua squadra ce ne sono diversi, e mi fa piacere chiamare qui vicino a me sia l'assessore alla cultura, quindi Nica Currò, che anche il buon Zoccatelli, perché insomma logicamente anche lui dispensa consigli, come anche la signora Bonuzzi e come anche il consigliere Bertardi. Insomma questa sera ci sono un po' tutti. E c'è anche la Marta Ferrari, che logicamente chiamiamo al completo. Allora, intanto, giustamente prendono posto, perché insomma, lì tu è la carica, è normale. Allora, smonto io. Allora, io adesso farò una piccola carrellata, perché dopo logicamente, insomma, i tempi sono tirati, però ci sta. Allora, incominciamo con la signora Curò, che chiaramente insomma è un po' l'emblema delle donne su quello che riguarda sia l'aspetto sportivo ma anche e soprattutto quello culturale del nostro paese, e le chiedo come si riesce a far combaciare dopo l'aspetto culturale con quello sportivo. Buonasera a tutti, è bellissimo vedere qua tante persone, tanti giovani. Faccio i complimenti a Bianchini per aver organizzato veramente questa bella serata. Sì, collega, il rapporto è abbastanza facile, perché lo sport è anche cultura, la cultura dello stare insieme, la cultura del socializzare, la cultura del migliorare il proprio aspetto fisico e quindi anche psicologico, e poi vivere il nostro territorio, stare insieme nel nostro bel territorio. Quindi direi che si collegano perfettamente le due cose, quindi l'attività sportiva è anche un'attività culturale, perché migliora comunque tutti noi. Molto bene, molto bene. Allora io adesso andrei avanti con il suo Zoccatelli, che chiaramente insomma dopo, come tutti, fa parte anche lui di una squadra che è stata, insomma, è un momento vincente. Quello che mi fa più piacere è vedervi come anche un papà, perché dovete sapere che lui ha il bimbo che gioca appunto nel Bardolino, e con quale passione dopo va a seguire anche il proprio figlio. E sono i ragazzi più giovani proprio che ci insegnano un attimino anche ad andare a coltivare un po' le proprie passioni. Ma
devo dire che io devo ringraziare tutto lo staff, insomma, che porta avanti questa associazione, perché comunque vedo un entusiasmo che trasmettono proprio nei giovani, e lo sport deve essere proprio questo, dare entusiasmo, farli divertire, che è la prima cosa, e per farli crescere, come diceva l'assessore, no? E quindi questo poi si trasmette anche ai genitori, che ci mettono anche loro, perché comunque vedere i propri figli che crescono e si divertono è la cosa più bella che ci sia, insomma. Complimenti al consigliere Zoccatelli. Adesso vado di consigliere in consigliere, quindi faccio un po' di ping pong, di nuovo meglio. Allora, signor Bertasi, intanto mi fa piacere, perché lei è un seguace, diciamo, di quello che è l'aspetto sportivo in acqua, però non disdegna neanche il calcio da un po' di tempo a questa parte, perché anche il suo bimbo gioca nel Bardolino, quindi non penso che ci sia un conflitto di interessi nel Bardolino, però insomma è sempre qualcosa di positivo, e lo rivedi un po' anche in quello che è il tuo figlio dopo questa forma anche di congregazione tra i generi e i progetti vicini. Ma in realtà io sono un calciatore mancato, nel senso che ho sempre avuto una grandissima passione per il calcio, di cui lo seguo sia a livello giovanile che a livello professionistico, tutte le partite in televisione, quindi il calcio lo amo. Purtroppo la natura non mi ha dato dei piedi eccezionali, quindi poi ho ripiegato su altre forme di sport che mi hanno dato soddisfazione. No, io credo molto nello sport, perché è una palestra di vita. Dico sempre a mio figlio che è importante andare al calcio quanto è importante andare a scuola, là formi la mente e qui formi il fisico, e sei capace di stare in mezzo alle persone, a rapportarti con loro e chiaramente a competere, perché prima o poi chiaramente la vita ti insegna che bisogna anche competere e sapere essere all'altezza delle situazioni. Quindi lo sport in questo senso è una palestra di vita, e quindi da parte mia faccio in bocca al lupo al Bardolino, tanti successi e forza Bianchini, ti ringrazio. Complimenti sia da casa, e adesso c'è anche il suo perché. C'è il suo perché, perché giustamente, come avrebbe voluto il presidente Luzza, ma non può, io invece posso. Chiamerei vicino a me le due bionde, quindi la signora Marta Ferrari e la signora Luzzi vicino a me, perché insomma, quando mi capita mai di avere due bionde vicino, prima roba, mi metto anche qua nel gradino più basso, seconda è arrivata anche a posto, c'è più gente, ci sono più politici questa sera che all'ultimo consiglio comunale, cioè vedete voi come siamo messi. Allora, detto questo, non ridere, un po' ridere. Detto questo, avviciniamoci. Allora, io so che anche voi, insomma, dopo la fine tra lavoro, una cosa e l'altra, non è mai facile. Come percepite tu, dal punto di vista imprenditoriale, anche dopo che sento un imprenditrice, e da poco tempo anche tu, l'aspetto sportivo del proprio paese? Allora, da un punto di vista imprenditoriale, direi che cada il fagiolo la serata, siamo a due passi dalla festa del numero, quindi direi che per le associazioni, da un punto di vista imprenditoriale, è una grande ricchezza questa manifestazione che dà linfa, dà ossigeno a tutte le associazioni in un momento dove gli sponsor un po' scarseggiano, quindi direi che siamo fortunati come paese ad avere questo evento. Per il resto, è sempre una grande ricchezza che abbiamo. Avanti tutta. Allora, invece io mi sposto dalla signora Marta Ferrari, che, insomma, voi non lo sapete, io ho la fortuna di saperlo, lei era una grandissima pallavolista, diciamolo adesso, perché con il fratello, quello più strasso, che sarebbe Stefano Bianchini, mentre Enrico è quello un po' più bravo, si allenava a pallavolo con risultati molto buoni e molto validi. Dopo invece la verità, come al solito, è dovuta andare a lavorare, quindi la passione è venuta meno. Ti mancano un po' quei periodi pallavolistici? O... Innanzitutto buonasera a tutti e grazie a Enrico Bianchini per avermi invitato qui questa sera. È veramente un piacere tornare, io dico, al mio Hollywood, perché tante serate sono state trascorse qui e ci siamo divertiti veramente un sacco in compagnia. Ovvio, cioè, fare sport equivale al divertimento, c'è cioè il momento serio della competizione, però alla fine
è veramente puro divertimento, quindi sicuramente mi manca la pallavolo, ma insomma, gli anni avanzano. E penso che prima facevi la domanda di Bartolino a livello imprenditoriale, io penso che Bartolino, che è già vincente di per sé, avere una squadra di calcio che porti il nome del nostro paese è un'operazione di marketing, di pubblicità assolutamente importante, quindi forza Bartolino, avanti tutta. Salutiamo anche gli amici del Calmagino e della Juventus. Vabbè, detto questo, allora adesso insomma arriviamo a sicuramente c'è Pietropoli, dov'è c'è Pietropoli? Allora, giustamente no, chi giocava a pallavolo, chi ha giocato a calcio, dopo sicuramente si faceva male prima o poi, giusto? Quindi se Pietropoli casca a fagiolo, come diceva giustamente prima la signora Busti. Vuole venire a fare due parole anche lei, dice Pietropoli? Venga, 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 mi raccomando. Allora, prova due perché io sono qua come giocatore. No, sei qua come giocatore, lo vedremo perché dovrà dimostrarlo. Intanto prendiamo il posto sicuro che è quello dall'altra parte per il momento. E mi fa piacere vederti qua sia dal punto di vista istituzionale ma soprattutto dal punto di vista sportivo. Perché mai come nell'ultimo periodo si ha bisogno un po' di riuscire a valorizzare sia un aspetto che l'altro. E intanto so che sei tornato a giocare in quel che è stato lì, con che prospettive quest'anno sei Pietropoli? Probabilmente no. E comunque forza ci parte lì. Oh, vedi se Pietropoli ha già capito come funziona la vita, bravissimo. Allora detto questo, la ringrazio se Pietropoli, andiamo a Sorruzza. Sorruzza, sono tutto suo, tutto suo. Allora, diamo il benvenuto a Giuseppe Ruzza, presidente regionale della Federazione Italiana Gioco Calcio, e un applauso. Lui mi guarda e sorride perché abbiamo avuto la fortuna di conoscerci anche in qualche altra serata. Quello che mi ha colpito di lei è stata sia a livello di simpatia, chiaramente, ma soprattutto anche la preparazione in quello che è un po' il calcio del nostro territorio. E negli ultimi anni c'è stata una valorizzazione a 360 gradi proprio della zona lago e non solo. È stata percepita anche in città questo aspetto? Allora, intanto buonasera, grazie a Enrico per l'invito. Io arrivo da Venezia, quindi non è sempre facile, però cerco di esserci sempre, soprattutto nella zona di Verona. Verona, come valorizzazione, Verona è la delegazione più grossa del Veneto, sia come società che come tesserati, e quindi vengo sempre volentieri. Poi come si fa a non venire in un ambito del genere, insomma, sarebbe un peccato veramente. Io credo che Verona sia invidiata. Mi dispiace che non ci sia la nostra consigliera, il nostro consigliere Ilaria Bazzerra, che non sta benissimo, quindi ha dovuto rinunciare proprio all'ultimo momento, ma lei è una proprio molto molto orgogliosa del suo territorio. Io credo che tutti considerino Verona come una provincia calcisticamente all'avanguardia, sia sotto l'aspetto tecnico sia che sotto l'aspetto organizzativo. Tant'è che in eccellenza, chiedo a Claudio Di Collegio, mi si sbaglio, in eccellenza il numero più grosso di squadra è milanese, quindi insomma i numeri lo confermano. Dovrebbe secondo me migliorare nel settore giovanile. Noi quest'anno abbiamo avuto la fortuna nel Veneto di avere due finaliste nazionali, l'Under 15 e l'Under 17, a Matellica, e il mercoledì il Monte Verona ha vinto il titolo nazionale e il giovedì il Capodassimo ha vinto il titolo nazionale su Under 17. Un successo veramente grande del calcio giovanile in Verona. Una battuta. Noi nelle nostre rappresentative non siamo andate benissimo. Dovete pensare, Campodassi ha vinto il titolo, nessun convocato da Campodassi. I nostri tecnici la pagheranno cara. No, niente, io voglio solo dire,
non so dov'è il presidente Bianchini, io volevo innanzitutto fare i complimenti ai presidenti delle società, che mi sembra di averli già definiti o eroi o pazzi, o tutti e due assieme. In particolare in questo momento in cui, non è colpa loro, ma in cui la politica ci ha fatto questo regalino della riforma dello sport, che cerca in tutti i modi di annullare il volontariato, che sarebbe il danno più grosso che una società calcistica potrebbe ottenere. Spero che i correttivi escano e che siano sicuramente migliorativi. Ripeto, dobbiamo ringraziare chi mi ha preceduto, ha ricordato l'ambito educativo dello sport, qualcuno ha ricordato il divertimento dello sport che deve essere il bene primario dei ragazzi. Chiaro, quando vai in campo fai di tutto per vincere, non sempre vince con lealtà, con rispetto degli avversari e soprattutto aiutandosi. Laddove manca il talento deve intervenire l'applicazione, deve intervenire la coesione fra ragazzi e fra compagni. Quindi io dico al bambino, la terza categoria è difficile da vincere quanto un'eccellenza, non è una battuta meno, tutti che scendono in campo per vincere. Io auguro al Bartolino di portare anche il nome del suo territorio, che è stupendo. Complimenti Presidente, e attenzione, l'ultimo ma non l'ultimo, Claudio Brando del capo provinciale della FDC. E anche noi, insomma, con il quale abbiamo avuto la fortuna di incontrarci anche in altre serate, la vedo sempre molto attivo, quindi una sera di qua, una sera di là, al di fuori di tutto, anche da parte vostra c'è sempre tanta passione intorno a quello che è un po' il mondo del calcio. Buonasera, ringrazio il Bartolino Calcio per il tutto, è un piacere essere qui, soprattutto in una location splendida come questa. È vero, sì, la passione è quella che ce l'hanno, diciamo, al volano. Noi, diciamo, collaboratori, ricordiamoci così, collaboratori della federazione, perché siamo sempre insieme alla società. C'è da dire che fatto meno calcio, che è nato, mi sembra, come società di amatori, ultimamente ha intrapreso quella agonistica della federazione, e negli ultimi anni mi sembra che si stia comportando abbastanza bene, tant'è che l'anno scorso è fatto più di classifica. Ecco, vi comunico che le iscrizioni si chiudono tra un paio di giorni. Al momento probabilmente si ipotizza 32 squadre di terza categoria, probabilmente faremo due gironi da 16. Questo comporta l'inizio del campionato, penso si presume, sempre ipotizzando le date, il 17 settembre. La Coppa Verona si cercherà di impostarla e inserirla dentro nella pausa invernale, ma è lo studio anche il fatto di portarla al termine del campionato. Faremo vedere eventualmente, diciamo, gli sviluppi, innanzitutto con la chiusura delle iscrizioni. Detto ciò, visto i risultati, visto l'organizzazione, visto le persone qua che assistono a questa presentazione, mi auguro, spero che veramente il Bartolino riesca a risalire nella categoria superiore. Grazie. Grazie mille signor Fang, hanno portato anche qualche gadget, io sono sempre goloso di gadget, vediamo cosa mi viene fuori stasera, perché l'altra volta mi ha dato la busta, vediamo questa sera cosa mi regaleranno. Presidente Bianchini, venga un attimo, signor Bianchini, stiamo parlando, sembra tipo il Richard Beard del Lago di Garda, hai visto? La porta. Poi c'è un regalo anche per il signor sindaco che casca sempre in piedi, bravo signor sindaco, che insomma anche lei vedi, oh, vediamo cos'è, attenzione, è una spilla, io non mi regalo mai niente, 20 volte che l'ho visto ormai, Brando non mi ha mai regalato niente. E attenzione perché c'è anche un pensiero per il signor Vito Pasqualini, nonché presidente onorario del Bartolino, nonché comproprietario della collina. La mano, foto. Convinto del regalo? Sì, contentissimo. Oh, bravo signor Vito. Allora, dopo abbiamo altri regali perché è come Santa Lucia ci ha prendo stasera, cioè
non rida lei che è professionista, professionista. Siamo arrivati finalmente al momento clou, quindi incominciamo con la presentazione dello staff tecnico dei Lovers. Attenzione, attenzione. Cominciamo dal mister Massimo Rossi. Che cambio una carta. Che stile, ragazzi. Cioè, Rossi, non so. Fino adesso tutto bene? Fino ad ora tutto bene, fino a qui siamo i salvi. Fino a qui siamo i salvi, ci vediamo dicembre. Allora, vice mister Stefano Vignoli. Ce la facciamo, signori, buonasera. Preparatori dei portieri Emilio Vigliano e Iari Campagnali. Uno più bello dell'altro, eh? Nelle altre squadre non è mica tipo così bello. Voi non lo sapete, ma lui è fortissimo, è stato fortissimo, ma è stata una garanzia lunga nel tempo, perché è stata una garanzia Iari, oggi e ieri. No, Iari, oggi e domani è la battuta, mamma mia. Iari, oggi e domani. Complimenti allo staff. Cominciamo dai portieri con un ritorno di fiamma. Sarei curioso di sapere se è tornato in bicicletta. Dennis Rosola, Rosola, Rosola. Allora. Salvatore Cirincione. Giovanni Pinali e Davide Munari. Difensori Mattia Pittieri, Stefano Vignoli, Andrea Pellegrini, Giampaolo Pasotti, Andrea Manzer, Edoardo Pivernone, Diego Vignon, Damiana Rogli, Elia Squarzoni, Cristian Zanetti e per ultimo, ma non ultimo, Eugenio Pasqualini. Ah, direi che con tutti questi difensori, signor Bianchini, non ci abbiamo un gol quest'anno. Bravo, signor Bianchini. Allora, adesso dovremo chiamare i centrocampisti, quindi ricordiamo che arriveremo più o meno sulla statale a presentarli tutti. Daniele Simoncelli, Gabriele Arco, Marco Pellegrini, Pietro Leso, Alessandro Cordini, Alessandro Dorazio, Gonzalo Butto, il buon Andrea Pietropoli. Attenzione che cominciamo qua con le combi. Stefano Giannico. Aia. E i rumors mi dicono che ha già dichiarato che Giannico vorrà fare almeno 30 partite su 29. Come fai? Cioè, che le 29 ne farà 29. Vabbè, attenzione adesso, perché andiamo da quelli che salvano un po' la baracca qua. Incominciamo con Gabriele Savoia, Valentino Casoli, Giovanni Tamburino, Robin Boateng, Maxi Ferreira e attenzione, piede caldo Tommaso Gagliardoni. Adesso di accomodarvi tutti tranne piede caldo Gagliardoni. Perché? Insomma, c'è un perché. Quindi, signor Giannico,
Mister Rossi e Eugenio Pasqualini che segneranno a Zio Gagliardoni con la bellezza di 16 reti il premio di capocannoniere della stagione 2022-2023. E adesso ragazzi continuiamo la presentazione dello staff tecnico della prima squadra del Bartolino con il direttore sportivo Stefano Giannico, responsabile di questa squadra, e teniamo insieme un po' al mister. Vuoi prendere tu il microfono in tua mano? Chiamo qua il mister Loris Perotto. Benvenuto mister a Bartolino, il suo vice mister Matteo Tresso. Preparatore dei portieri Emilio Vignano. Altro preparatore dei portieri Iai Campagnari. Inizierei io a presentare la rosa sulla prima squadra del Bartolino 2023-2024 dai portieri, chiaramente con Edoardo Costa, Andrea Donatini e Matteo Giarolla. Soli, Elena Cela, Edoardo Contemagno, Dennis Campagnari, Thomas Dallora, Manuel Chiconini, Matteo Mazzotti, Giacomo Rinaldoni e Daniel Pinamonte. Passiamo al centrocampo adesso con Alessandro Manfroi. Come scrive Giannico? Sì, ma Giannico che andava alla scuola. Allora, Francesco Lavanini, Alessandro Manfrino mi suggeriscono. Nicola Negrini, Matteo Luca Parolari, Tommaso Rosi, Luca De Zuppini, Riccardo Dalpez, Jonathan Mesi, Nicola Campione. Attaccanti Matteo Donatini, Stefano Chimperini, Alin Pluezzi, Mersa Kaikus, bei nomi comunque, complimenti ragazzi. E attenzione, purtroppo, c'è stato un ritorno che non è di fiamma, perché la fiamma si è sforzata un po' di anni fa, Matteo Frezza! Insomma, sempre un bel ritorno se vediamo, purtroppo. Bellissimo, vedremo nel metodo anche in forma perché ne abbiamo bisogno. Di solito è le scarpe che si mette in forma. In mezzo a voi manca, c'è la torta, c'è tutto quanto, ma nella torta ragazzi manca sempre la ciliegina. E qui non è una ciliegina, è un campo intero che si rese. È una mazzella! In mezzo sui giocatori, attenzione! Adesso andiamo a parlare di quello che è un po' la base del progetto del Bartolino, che è lo staff tecnico del settore giovanile, sempre per la stagione 2022-2023-2024, coordinatori responsabili del settore giovanile Lorenzo Vitante ed Andrea Pellegrini. Mischia categorie esordienti Simone Todesco e Gianni Boni, Giorgio Boni.
di mister dei Pulcini, Enea Cera e Fabrizio Turdini. Mister della categoria primi calci di Livio Manese, preparatore dei portieri del settore giovanile Marco Consolini. Insomma, allora io parlo con chi insomma, che è stato protagonista nel corso di questi anni del settore giovanile del Bardolino, che in prospettive abbiamo, insomma, so che è sempre molto attivo, ma io sono curioso di capire che in prospettive ci saranno per il Bardolino a livello giovanile. Beh, le prospettive sono sempre quelle di crescere ogni anno e aumentare la nostra squadra del settore giovanile il numero dei bambini che si avvicinano al mondo del calcio e farli appassionare e divertire. Direi fondamentale. Allora io vorrei chiedere anche se Cela, che nel tempo libero fa anche il modello, se posso dire, lei non è stato detto modello, e come riesce a unire un po' l'aspetto dell'allenatore dei giovani bimbi con quello dopo del calciatore, alla fine, vedi che la testa sia anche quella, però... Allora, sì, da quest'anno faremo gli allenamenti in contemporanea con la prima squadra. Quest'anno, soprattutto per i miei bambini del 2015, non proviamo a giocare con tutti, uno vale due anni in più, sarà un'annata particolarmente difficile per loro, dovranno proprio iniziare a correre, a mettersi dalla grinta, dalla forza, non sarà semplice. Signor Turrini, lei da anni ormai ha preso parte della realtà del Bardolino, come ci si sente, insomma, essere importante? Tanto, ho preso un po' in carica di esperienza e la do sui bambini e mi sento tutti giovanetti, ogni tanto qualche palletto, qualche tela la facciamo anche noi. Complimenti signor Turrini, mi raccomando, lei allini i portieri, faccia bravo, ecco, devi portare tuo figlio, basta, sono binato. Allora un consiglio che do a tutti i mariti che porteranno i propri figli a fare allenamento, non fateli portare dalle mogli, perché con degli allenatori così belli sarebbe un problema, quindi insomma diciamo un applauso anche a loro. Accomodate pure, stiamo arrivando verso la parte finale, signor Ruzza, mi raccomando, tenga d'occhio lì tutta la parte. Abbiamo delle novità che ci facciamo spiegare dal nostro bel direttore sportivo, signor Giannico, visto che riguarda un po' una sfera proprio commerciale. Ma mi spieghi meglio? Allora, da quest'anno abbiamo una novità importante, abbiamo introdotto l'e-commerce. Sarebbe un sito internet di articoli sportivi per la prima squadra per il settore giovanile. Nei prossimi giorni daremo le password di accesso. È una collaborazione che facciamo con Ferro Sport, un negozio di San Martino Buonalbergo. E su questo sito, oltre a trovare gli articoli della prima squadra o del settore giovanile, come ho detto, si trovano anche articoli sportivi come maglie termiche, cose che sono utili, sono scontate perché sarà uno sconto che ha la nostra società grazie a questa collaborazione. Attenzione, perché l'ultima novità della stagione sarà quella della lotteria con l'estrazione che avrà durante il Christmas Party a dicembre 2023, con il palio dei super premi che potete vedere anche qua, bicicletta, monopattino elettrico. Attenzione che col monopattino elettrico si dirà all'assicurazione. Ringraziate Salvini per questo. E sì, smart TV, orologio e tanti altri premi. Spero che non sia le tovagliette della passata della Elena, perché ne era 60 le tovagliette. Quindi, signora Elena, venga con me per fare i saluti finali. Allora, ringraziamo tutti quanti per essere venuti questa sera alla presentazione del Bardolino. È stato un piacere vedervi, è stato un piacere condividere con voi la serata. Ringraziamo il signor Ruzza, il signor Prando, il signor Pasqualini, l'amministrazione comunale, tutti quelli che hanno partecipato appunto a questa festa. In bocca al lupo al Bardolino,
in bocca al lupo ai suoi tifosi, buon anno e ultimo pensiero dalla Elena.